è roba grossa. C'è moto, una bici. È una moto. C'è una bici o una moto? Andre, c'è una bici o una moto? Comunque una moto, perché ora le forcelle. Ma è tipo un ciao, Andre. Andre, è tipo un ciao. E da questa bellissima visuale piemontese, buongiorno. Oggi andremo a fare una cosa molto particolare. Andremo a fare della pesca, come avrete letto bene dal titolo, ma non una pesca tradizionale, bensì una pesca magnetica. Attualmente fuori ci sono meno 3 gradi. Non arriveremo a sera. Non si vede niente! Ma è finto questo paesaggio qua. Bene, vediamoci direttamente al po'. Con il mio primo lancio qua nel Po. Ovviamente il magnete non è mio, ma è del buon Brusa che sta dietro la camera. Si giri la camera. In realtà ho due camere, per questo che sono un po' ritardato. Ok, primo lancio, tiro. L'obiettivo di oggi sarà riuscire a trovare qualche motorino. Ah, qua c'è qualcosa di... Ah, no, ho perso, ora l'ho perso. Un tappo di tequila. Però lancio di nuovo qua, perché qua secondo me qualcosa c'era. È bella questa cosa qua, perché dici chissà che cosa troverò. Poi alla fine non trovi mai nulla, però sai, l'aspettativa è alta. Va, va, va. Cos'è? Un cavalletto di una moto? Che cazzo ho trovato? Cos'è sta roba? Allora, cioè, intanto guardiamo il verme qua. Cioè, c'è un verme gigante. Ok, il bel vermicello, non so se lasciarlo fuori o ributtarlo dentro. Magari... Ma no, lui stava bene dentro. Ok, via col vento. E poi ho trovato sta roba. E niente, un tondino d'acciaio. Di quelli per le... come si chiamano? Per le armature. È vero, eccolo qua, sì. Si vedi che è zigrinato. È vero, è vero, è vero. Ok, abbiamo anche oggi dato il nostro contributo per una... come si può dire? Sono un po' ritardato. Pulizia... Una società più pulita. Poi ovviamente tutta sta roba la buttiamo. Non è che la ributtiamo nel po'. Che facciamo? Ci spostiamo? Spostiamoci un po'. Guardate anche il Brusa, ultimamente non lo vedo tipo da più di un mese, guardate che barba che si è fatto crescere. Ma guardate il baffo soprattutto, cioè, che posso già quasi girarmelo. Che roba, non sembra un pescatore vero proprio. Il cappello è quello da mozzo proprio. Sì, sì, il cappello è quello da mozzone. Ok, procediamo con altri tiri, ci siamo spostati più verso i Murazzi, come vedete questi qua dovrebbero essere tutti locali, ma penso... chiusi, perché io anche veramente sarà, non lo so, anch'io 10 anni che non vengo in questi posti qua e saranno tutti chiusi. La cosa bella è che qua ogni tanto, almeno anni fa, correggimi se sbaglio, si alzava un po' il livello del Po e entrava merda da tutte le parti. Sì, sì. Però era un po' dove si trovava la movida torinese, questa zona qua. Sono un po' ritardato. La ciupiteria, ho ciupito un euro. Ciupito un euro. Venivano qua, si picchiavano. Poi c'era il lancio delle bottiglie là dalla balconata. Era molto bello. Ok, troveremo sicuramente qualcosa. Spero di non trovare qualcuno, ma solo qualcosa. Procediamo ai lanci. Leggende narrano che il malcapitato che si butta dentro qua, dentro il Po, entra con 2 occhi ed esce con 3. Andre ha appena
pescato questo, facciamolo vedere perché questo è un ritrovamento pazzesco. Un pezzaccio di ferro da 10 kg almeno. Abbiamo preso, non so cos'è sta roba, Andre. Sì, una ho capito. Trattrella. Ho capito, in poche parole siamo venuti al Po. No, ma che cazzo è, Andre? Siamo venuti al Po per tirar fuori le putrelle. Anyway. Secondo te se gli do una lavata posso ancora utilizzarlo? Secondo me sì, sembra in buone condizioni. Dai, prossimo lancio, non ce ne frega nulla delle putrelle dei giubbotti. No, si sente proprio che sul fondo... Ah, ha mollato. Però aveva preso qualcosa. Si sente che sul fondale acchiappa sempre qualcosa. Se avete voglia, dopo aver visto questo video, andate a vedere dei ritrovamenti che fanno a Londra, sempre con i magneti, e tirano fuori motorini, biciclette, armi, roba veramente bellissima. Poi hai visto come ho raccolto la corda mentre... Perfetto per il prossimo lancio. Pian piano sto diventando sempre più bravo. Sì, ormai stai acquisendo delle tecniche incredibili. Ah no, ma comunque ci stiamo portando qualcosa da laggiù, L'ho appena visto. Cosa vuoi che sia? Sai che cosa abbiamo trovato? Sì che lo so. La terza putrella, Dio. Però c'è anche altro. Tappi, chiavi. Queste chiavi sembrano di un lucchetto. Quindi se in zona Murazzi avete perso un paio di chiavi, le ho io. Vabbè, tocca a me adesso. Ora tocca a te. C'è un grosso problema, il magnete è rimasto incastrato. Non si scastra neanche in due, quindi ora proverò a far leva con una putrella che abbiamo trovato prima per staccarlo da un'altra putrella. Procediamo a cadere dentro il Po. Allora, Andre, se per favore cadi dentro al Po, almeno questo mio video farà qualche migliaio di visualizzazioni. Ma secondo me non c'è bisogno tanto di chiedertelo, perché vedendo già come sei esposto... Ah, una bella putrellina! Ah. Abbiamo trovato una vongola nel Po. E poi c'è chi dice che il Po è sporco. Guardate qua, una vongoletta, eh? Così ci facciamo gli spaghetti e i frutti di mare. Boh, direi ultimo lancio, poi me ne vado a casa che mi sono stancato di tirar su putrelle. Potevo magari snodare prima la corda. Ma sempre però, eh. Guarda che disastro. Impressioni, pensi di aver preso? Sì, come sempre. Se tiriamo su una putrella anche qua basta, eh? Cioè diciamo al comune di Torino di ripulire il Po dalle putrelle, perché noi possiamo farlo noi. Voilà, incastrato. Boh. È roba grossa. C'è moto. Una bici. È una moto. C'è una bici o una moto? Andre, è una moto. C'è una bici o una moto? Andre. Quella è una moto. Abbiamo trovato qualcosa. Si vede dal video. Sì. Non lo so se si vede. Allora. Guarda, la ruota è no, ma si vede. Scusate questa mia intromissione durante il video. So che eravate presissimi a sapere che cosa stava per uscire dal grande Po, ma vi ruberò solamente 60 secondi, ve lo prometto. Sono davvero felice, dopo più di 2 anni di YouTube, di annunciarvi una grande collaborazione. Una grande collaborazione con uno sponsor per me molto importante. Sono felice che le aziende stiano iniziando a credere in me. E così vi annuncio la mia prima collaborazione con lo sponsor di oggi. Si tratta di Fat2Fit. Fat2Fit è composto da un team di persone altamente qualificate che ti aiuteranno a trovare il percorso migliore per metterti in forma tramite allenamenti mirati, cuciti su voi, e anche tramite consigli alimentari, così da avere una maggiore consapevolezza e una migliore educazione alimentare. E con il codice Faccio la ginnastica avrete il 10% di sconto su tutti i loro pacchetti. Trovate tutti i loro link qui sotto in descrizione. Grazie Fat2Fit per aver creduto in me. Ehi, dimmi. Oh, fammi finire almeno. Oh, tieni i soldi per lo sponsorizzato.
20 euro. Vabbè, guarda, di più non ti meriti, secondo me. 20 euro per la sponsorizzata. 20 euro. Chi sei? Ti riconosce. Ah, boh, si inizia dal piccolo. 20 euro sono fin troppi. Si vede, si vede, si vede, si vede. Questo... Non riesco a capire se è una bici o una moto. Guardate dal video, io spero si veda. Allora, aspetta. No, no, perché tu più muovi l'acqua e meno si vede. Comunque una moto, perché guarda le forcelle. Sì, 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 sì. Guarda che viene su. Sì, sì, si sta muovendo. Questa... No! No, no, ma tanto lo riprendi, lo riprendi. Ma si vede benissimo dal video. Qua servirebbero due magneti. Guarda, guarda dal video. Questa la tiriamo su in qualche modo. Ma è una bici di quelle... Che sono un po' ritardato. Solo che ha una certa. A meno che te riesca ad incastrare il magnete tipo nel cestino, perché vedi, così prende e molla subito. Servirebbero due magneti. Ok, compriamo un altro magnete e domani ritorniamo. Guarda che questa qua se ne viene su, Andre. Se lo tiri su ci ficco la mano e la prendo, perché questa è da tirare su, Guarda, si è incastrato il magnete sotto, potrebbe essere la volta buona. Andre, Andre, aspetta. Ce l'abbiamo. Andre, questo è il ritrovamento. Dai, abbiamo la copertina almeno. Come avete visto, Andre ha lottato per tirare fuori questa specie di bicicletta sharing. Cioè, subito ci sembrava una moto perché era molto grossa davanti, invece era una bici. Ha lottato di brutto, ma l'ha tirato fuori perché si è incastrato il magnete tra la forcella e il cerchio ed è riuscito a tirare fuori. E marcia, cioè c'è fango ovunque, però è veramente un ritrovamento fighissimo. Diciamo che non era neanche molto difficile trovare robe del genere nel Po. Detto questo, adesso noi la prenderemo, la metteremo là sotto e basta, cioè qualcuno se la verrà poi a prendere. Quindi questo video di pesca magnetica si conclude con un ritrovamento del brusa pazzesco e ci vedremo al prossimo video di pesca magnetica, magari a Londra, perché lì ci saranno tante robe belle. Ciao a tutti. Sono un po' ritardato.